quarti. In vantaggio ci va Galilivia, ma viene subito affiancata da Claire Song, che in breve la affianca e la supera. Al terzo Little Bug Girl, che all'interno foppa a chiudere il quintetto, e Vesponetta. Si assesta lo schema dopo una prima fase tutt'altro che disprezzabile in quanto ritmo. Claire Song imposta, tendendo adesso a graduare. Al secondo posto Galilivia, al terzo percorsi larghi Little Bug Girl con le maniche verdi, al suo interno in giubba rossa foppa, a chiudere il quintetto in giubba blu col cap giallo galoppa invece Galilivia. Galoppa invece Vesponetta. Le 5 in quest'ordine, Claire Song quindi può gestirsela secondo il suo abituale schema tattico. In testa al secondo posto Galilivia, al terzo allargo Little Bug Girl e Foppa, che viaggia invece per vie interne, le due apparecchiate fin dal primo metro, così come fin dal primo metro in coda al quintetto galoppa Vesponetta. In quest'ordine, al completamento della retta di fronte, la curva di pista media, che viene affrontata in vantaggio da Claire Song, al secondo Galilivia, su questa puntata in coda ha perso qualcosa Vesponetta, mentre Foppa rimane sempre per vie interne, anticipando la risalita di Little Bug Girl. Le 5 comunque si ricompattano all'ingresso in retta, Claire Song è sempre in testa su Galilivia, Foppa che si affaccia per via interna, invece Little Bug Girl che avanza in lunga progressione sempre a chiudere Vesponetta. Claire Song allunga, Galilivia sembra un po' in crisi in questa frazione, Foppa che emerge all'interno, Little Bug Girl che invece viaggia al largo, poi ancora Vesponetta. Ai 400 Claire Song è ancora in vantaggio sull'attacco di Little Bug Girl, anche Foppa sembra aver esaurito i suoi migliori motivi, poi Galilivia e Vesponetta, Claire Song che è ancora in vantaggio all'ultimo farlo su Little Bug Girl che ci prova con coraggio, le altre fuori dai giochi, Claire Song in piena spinta su Little Bug Girl che ci prova ancora, ma Claire Song ancora salda verso la meta, Claire Song che conclude in maniera ancora molto tranquilla, al secondo Little Bug Girl, al terzo Vesponetta, poi Galilivia e poi Foppa. Nessuna sorpresa con la vittoria di Claire Song e Christian De Muro, che va a segno per il signor Lanzeri ai colori, Stefano Botti al training.